Vi siete mai chiesti se esiste Agario 3D? Sì, esiste. Voi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Agario, ma in una forma molto più carina. Almeno credo, oddio, per gli appassionati di Agario forse preferiscono il tradizionale. Però noi siamo alternativi, facciamo questo qua che è in 3D. Fatto veramente bene, anche se ci sono delle piccole pecche. Comunque, andiamola a vedere. Allora, Jespo, ti puoi scegliere la skin della palla. Io prendo il Pikachu. Andiamo a vedere Pikachu com'è. Ok, guardate, sono piccolissimo e carinissimo tra l'altro. E dicevo, la pecca di questo gioco è, come potete vedere, il lag quando ci sono troppi giocatori intorno. Infatti, mo ti prendo, te, vieni qua. Ok, perfetto, l'abbiamo fatto. Comunque vedo un bel po' di lag. E questa cosa non mi piace tantissimo. A volte scatta, a volte no. Comunque, la seconda cosa che non mi piace è il modo di girare, di andare avanti, indietro, insomma, perché è molto strano. Possiamo muoverlo con il mouse, quindi prendere, ecco, le palline muovendo il mouse a destra e a sinistra, però come potete vedere la videocamera rimane fissa. Così facendo non possiamo vedere chi viene da dietro, cioè se giriamo da dietro non abbiamo questa visuale ampia. Però per girarla dobbiamo usare WASD, ecco, però usandoli ci gira anche la pallina, quindi è un po' strana come situazione. Non sai come comandare precisamente questa pallina, perché se giro con la visuale forse conviene con i tasti della tastiera. WASD. Oddio, guarda quello! Quel Pikachu. Oh mamma mia, guardate come lagga, ragazzi. Ma guardate come lagga, che schifo. Cioè, lagga. Oh no 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 no. Lasciami stare Pikachu, no. No, questo mi fa, raga. Guardate, adesso non riesco a vedere dietro se si sta avvicinando o meno. Devo fare così, ecco. Comunque, madonna, è abnorme. Ah, ecco, è secondo. Morena.campeona. Campeona è secondo. Cioè, e sta a 9669. Immagino Mara che è a 16.000. Ma ha fatto quello. Mannaggia, mannaggia. Forse è Pikachu che ci porta sfortuna. Il troll, vai, il troll, proviamo il troll. Dai raga, ho capito che è un gioco di merda, perché raga, diciamocelo chiaro e tondo, il tradizionale non lo batte nessuno. Ovviamente parlo di genere di gioco, quindi non sto dicendo che Agario è il miglior gioco di sempre, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Questo gioco diciamo che non ha nulla a che fare con Agario normale, quindi per favore. La cosa simpatica è che appunto è in 3D, tutto qua. Nulla di eccezionale però. Anche perché già lagga normalmente anche in 2D, perché quando si caricano tipo dei player che sono abnormi tende a laggare quel pochino. Qua quel pochino viene ampliato in quanto è in 3D, e quindi si lagga una bellezza, si lagga. Cerchiamo di farci un bel gruzzoletto, cerchiamo di crescere un po', ah. Sono un po' troppo piccolino. Guardate il troll, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guardate la videocamera, che schifo, guardate. Non so comandarla, come devo fare adesso? Ah, ecco. Cioè, guarda, mi imbroglio. È davvero disorientante sta visuale. Cioè, controllarlo è, non dico impossibile, però fastidioso, brutto. Non mi piace. Non so se controllarlo col mouse o con la tastiera. Ah, guardate come lagga, raga, guardate. È troppo scattoso, troppo scattoso. In alcuni punti va liscio, come adesso. No, stavo scherzando, ecco. No. Ecco, adesso va liscio. Però in alcuni punti, mi dispiace, ma non va per niente bene. Guardate lo smile, che carino. Questo mi fa, guarda, eh. C'è quello con quella faccia inquietante avanti. Guardate quanto è brutto questo avanti. Oddio, fammene andare, via, via. No, 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 no. Ma no, no, no. Vabbè, vabbè, ma dai. Che merda. Cos'è Bull per due? Cos'è? Proviamolo, Jespo. Che diamine. Cos'è? Una palla strana, boh. Madonna, sta videocamera. Che bello, cos'è l'arcobaleno? Guarda che figo. Dai, riusciamo a crescere un pochino? Che, non lo so, raga, io lo reputo anche un pochino più difficile rispetto ad Agario normale. Guardate, io adesso ho bisogno di guardare dietro, ma se guardo dietro, torna dietro anche la pallina, quindi, cioè, vedete, e sono in mezzo ai guai, poi lagga, ed è peggio.
E non è il lag grafico, ragazzi, ci tengo a precisare, ovviamente. È proprio il server, che non va, Non dico di arrivare primo, ma ingrandirci un po'. Ah, ecco un'altra cosa che non c'è. Un'altra cosa che non c'è è la minimappa. E sta cosa è fastidiosa perché non sai dove ti trovi. E solitamente sapete che tipo in Agario c'è la zona centrale che è più trafficata, mentre puoi andare tipo a farmare ai lati, mentre qui no. Ragazzi, questa è la mia opinione, semplicemente non mi piace. Allora, l'idea alternativa ci sta, ok, ma in pratica non va bene. Poi la videocamera, ragazzi, la videocamera è qualcosa di penoso, la videocamera. Allora, potevano fare che tipo, guardate, mannaggia, che tipo con VASD potevi girare la videocamera, ma senza muovere anche la pallina. Ci tengo a precisare anche che non si chiama Agario 3D, ma Biome 3D, eh. Ovviamente dico Agario perché semplicemente è la copia spudorata, ma in 3D, tutto qua. Beh dai, stiamo diventando piano piano grandi, grandicelli, grandi non dico, ma grandicelli. Non siamo abnormi, ma ok. Abbiamo 189 punti e il primo ne ha 19.771. E lo reputo anche abbastanza lento. Farmare non è facile. No, ma raga, io sono curioso di vedere quella Mara a 18.000. Sono curioso. Dov'è Mara? Cioè, secondo me si prenderà mezza mappa, tipo. Guarda! Vai, 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 vai! Prendi, prendi, fatti una scorpacciata, dai! No, troppo veloci, mannaggia! No, 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 no! No, ma baffa... Mannaggia, mannaggia. Vabbè ragazzi, comunque questo gioco davvero lo reputo strano, lo reputo fatto male. Sarà che a questi giochi non vado molto appresso. Però ragazzi, per come è stato fatto, per come è stato studiato, non mi piace, a parte l'idea di farlo in 3D. Ok, ci può anche stare, però il resto poteva essere fatto meglio, come la videocamera, come la velocità dei server. Non devono assolutamente laggare, almeno quello. E nulla ragazzi, credetemi, se siete amanti di questa tipologia di giochi, giocate ad Agario tradizionale, al massimo Slider io. Casomai porterò qualche gameplay anche su questi ultimi. Detto questo ragazzi, per me questo Biome 3D è una merda e il video lo posso terminare qua. Queste sono le mie impressioni su questo gioco. Bene ragazzi, se condividete le mie impressioni potete dirmelo qui nei commenti, dite la vostra. Ricordatevi di seguirmi su Facebook, Instagram e entrate nel gruppo Telegram. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.